Un'opera d'arte nasce da un'intuizione creativa e di solito questa intuizione creativa nasce a sua volta da un disagio che possiamo recuperare o dal nostro passato o dal nostro presente. Di solito proprio con l'arte si esorcizzano tanti problemi legati al passato e al presente. Io diciamo che sono un tipo solitario, mi piace stare da sola. Poi a un certo punto, quando questi periodi di solitudine si protraggono troppo, allora sento la necessità dell'altro, di avere un contatto con la gente, della quale io essenzialmente mi nutro, perché io mi nutro degli incontri che faccio nella mia vita. Non c'è un incontro che io lascio alla casualità e alla banalità, da un incontro imparo sempre qualcosa. Mi piace tantissimo leggere, ascoltare Bach, mi piace circondarmi di cose belle, ci tengo tantissimo per esempio all'arredamento della casa, circondarmi di oggetti belli, mi nutro di bellezza anche rimanendo in casa. E poi mi piace tanto disegnare. Tanto. Mi metto questo foglio bianco davanti e mi ci perdo e da lì nasce sempre qualcosa, da un foglio bianco. Mi alzo al mattino, le mie giornate sono fatte di carta, di matita, di una gomma, un pennello e colori. Queste sono le cose di cui mi nutro fondamentalmente, il tutto accompagnato da una buona musica. E io parto come acquerellista, però ultimamente sto facendo anche dei video, delle sculture, eccetera. Diciamo che sono tutti frutti dello stesso albero, però in stagioni diverse. L'opera d'arte ti deve stimolare, no? Soprattutto oggi che c'è tutta questa arte concettuale. Cioè, è bello, è una sfida interpretare un'opera d'arte. Oggi l'artista ha la responsabilità di mandare un messaggio valido e di dire in maniera poetica qualcosa di molto forte. È bella l'arte perché ti apre gli occhi su delle cose che ti sfuggono. Ci affronto dei temi un po' più esistenzialisti, soprattutto quando faccio dei lavori come ritratti ad acquerello. E gioco il mio scopo con questi ritratti è quello di suscitare un'emozione. E voglio che accada quell'effetto specchio, no? Che il fruitore, mentre vede un ritratto, ci si riconosce. Diciamo che la tecnica che prediligo è l'acquerello perché mi permette di raggiungere nel più breve periodo di tempo possibile un risultato estetico-concettuale che sia. E diciamo che queste sbavature che creo con l'acqua sul foglio di carta sono più che essere delle sfumature estetiche, sono molto psicologiche. Cioè, quando io sbavo un volto, cerco di esaltarne la drammaticità del volto. E lo sguardo così acquoso e penetrabile è quello che mi interessa, perché attraverso lo sguardo riesco a comunicare quell'emozione di cui parlavo. L'artista deve anche evolversi e poi è tedioso fare sempre le stesse cose. Un pomeriggio mi sono trovata davanti a questi volti, ho detto basta volti, basta volti. Ho preso un taglierino, ho cominciato a tagliare in mille pezzi questi ritratti. Poi non si butta nulla dell'arte, per cui ho tenuto da parte qualcuno di questi pezzi, ho creato dei collage e da questo momento di rabbia è nata un'installazione Eye to Eye. Formato da tantissimi frammenti di occhi che ti guardano ed è una cosa molto forte anche perché è molto grande e io di solito lavoro sul piccolo formato, invece mi ha permesso di fare una cosa molto grande, la cosa più grande che io abbia mai fatto in termini di dimensioni. Ho conosciuto a poco vivendo. Facendo mostre, spostandomi per fiere. È un po' spoetizzante il sistema dell'arte per alcuni aspetti, però ti rinforzi perché l'artista è fondamentalmente
una persona che ha cioè, io parlo della mia persona, che ha difficoltà a esprimersi direttamente con gli altri, se non attraverso dei segni, la pittura, eccetera. Se impari a dire la tua, a litigare, a far valere i tuoi diritti. E poi ricordiamoci sempre che l'artista è al servizio dell'arte, non al contrario. Io vado spesso a vedere altre mostre di arte contemporanea e trovo sempre uno spunto che mi può servire per l'arte. Non significa che io debba andare a copiare quello che fanno gli altri, ma come diceva Picasso, l'artista non è quello che copia, ma quello che ruba. Questo è uno dei miei volti, come vedi tutte queste sfumature di cui parlavo durante l'intervista, creano, cioè ne fanno un ritratto molto psicologico, ecco, piuttosto che una. Quindi io l'acqua la faccio andare in tutte le direzioni. Lascio fare a lei, non decido molto. Io faccio il disegno, quello deve essere fatto bene, io sono molto legata al disegno, mi deve venirmi bene. Se non viene bene il disegno, non verrà bene neanche l'acquarello. Quindi, ma questi sono i pochi volti che sono rimasti, perché come ti dicevo prima, ne farò sempre di meno. Guarda, vi faccio vedere questi frammenti di occhi di cui ti parlavo. Quanti occhi ci sono qua? E facevano tutti parte di volti diversi, eh? Non li ho fatti apposta. Figurati quanti ne avevo. No, volevo fare un giochetto. No? Non sono così seria. A me piace andare a rovistare tra i mercatini delle pulci e cose varie, perché. Poi li divido tutti per dimensioni, per temi affrontati. Ci sono gli scarti, per esempio è pieno di scarti qua dentro. Chissà, un giorno questi scarti saranno riutilizzati. Perché a volte mi capita di tralasciare delle opere e poi di elaborarle successivamente, anche dopo anni. E lo specchio è importante, io devo avere uno specchio con il quale confrontare i disegni che faccio. Se un disegno fun non funziona, per vedere se funziona o no un disegno, lo devi mettere allo specchio. Ti accorgi di tutte le imperfezioni.